Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Questa puntata dal colore ufologico. Andremo ad ragionare delle radici dell'iconografia aliena. L'idea che possono esistere entità extraterrestri distinte dagli esseri umani e completamente diverse da demoni ed angeli nacque come idea del movimento protestante nel 1500. Fu il vescovo Godwin che nel 1638 pubblicò postumo il primo libro di fantascienza in cui si postulava vita aliena sulla Luna. Con il tempo gli intellettuali ebbero a riprendere le idee di Giordano Bruno della pluralità dei mondi. Giordano Bruno fu arcivescovo da Chiesa Cattolica nel 1600 per eresia. Le prime iconografie degli alieni ebbero a comparire nei precursori di fantascienza. Tali idee ebbero a diffondersi nei primi racconti fantastici dal 1600 al 1700, anche se però tali idee rimasero chiuse e limitate in un insieme ristretto di persone, l'elite appunto che sapevano leggere e scrivere. L'idea che esistessero gli extraterrestri ebbe però a diffondersi nella massa della popolazione solo dopo la scolarizzazione di massa e la nascita del mercato dell'editoria con giornali, libri, riviste, ossia dopo il 1800. Jonathan Swift, 1667-1745, fu scrittore e poeta irlandese, autore di romanzi e pamphlet satirici, spirito libero e razionale, pastore anglicano di posizioni eterodosse, si occupò di politica e religione. Scrisse I viaggi di Gulliver. Nel testo immaginario e satirico si ritrovano anomalie informative molto chiare sui Laputi, assieme a delle criptiche raffigurazioni. È forte il sospetto che Swift ebbe forse ad avere un incontro ravvicinato con una cultura aliena, evento che poi fu rielaborato e mai ammesso, bensì mescolato in satira nel suo testo, appunto, I viaggi di Gulliver. Eliza Haywood, 1693-1750, scrittrice, attrice e pamflettista inglese, scrisse e pubblicò oltre 70 opere durante la sua vita, tra fiction, spettacoli, teatrali, traduzioni, poesie e quant'altro. La sua opera di protofantascienza più famosa ed interessante è The Invisible Spy. Nel testo vi sono pesantissime evidenze che veramente la donna sia entrata in contatto con un alieno che all'epoca stesse studiando la cultura umana da remoto, facendo intercettazioni ambientali. Voltaire, pseudonimo di François-Marie Arouet, 1694-1778, filosofo, drammaturgo, storico, scrittore, poeta, aforista, enciclopedista, autore di fiabe, eccetera. La sua opera di protofantascienza più nota è Micromega, dove narra i viaggi di un alieno nel cosmo. Ora, Voltaire immagina l'esistenza di alieni veramente molto piccoli di statura rispetto agli esseri umani, quanto alieni decisamente molto molto alti rispetto agli esseri umani. Non vi è traccia però nel testo di Micromega del 1752 di un contatto alieno. Quindi Voltaire immagina gli alieni molto alti, veramente molto alti o molto piccoli, ma comunque sempre di fattura antropomorfa. Olof von Dalin, 1708-1773, anche lui scrisse un testo di fantascienza, la sua opera di protofantascienza è The Tale of Eric and the Gods, in cui narra di visite extraterrestri sul pianeta Terra. Non mi è riuscito di trovare il suo testo in internet, quindi non ho potuto valutare se nel testo di von Dalin
vi siano evidenze da far sospettare un pale contatto alieno. È negli autori del 1800 che ebbero così a svilupparsi le prime iconografie degli alieni. E quindi diventa importante praticamente andare a conoscere le fonti e le radici di protofantascienza. Allora, vi salto alcuni argomenti della bloggata che, se vi interessa, la potete trovare linkata in descrizione di questo file. Il primo autore che in buona sostanza diede una rappresentazione iconografica degli alieni fu Herbert George Wells, 1866-1946, nel testo In First Man on the Moon, Primi uomini sulla Luna. I protagonisti del racconto entrano in contatto con alieni antropomorfi, una sorta di insetti formiche, con un grosso testone ed un capo re, simile ad una seppia, e con un enorme cervello. In alcune edizioni i disegni artistici illustrano in dettaglio la presenza di vari altri alieni, le cui forme e colori ricordano vari personaggi della teogonia eliopolitana. Fu sempre Wells, nel 1898, che inventò lo stereotipo della guerra dei mondi, The War of the Worlds, dove gli alieni immaginati da Wells hanno grandi teste pelate, grandi occhi, rassomigliano moltissimo a delle seppie o calamari. Lo stereotipo della favola della guerra dei mondi fu poi permutata dagli autori di fantascienza successivi in ogni modo possibile ed immaginabile, dove Hollywood poi vi aggiunse effetti speciali nelle pellicole, ma in buona sostanza Hollywood pescò abbondantemente, attingendo a piene mani, quindi scopiazzando e permutando, da quanto erano stato scritto precedentemente nelle pulp mags derivate dalla permutazione della guerra dei mondi di Wells. Ora, per conoscere quale fu lo sviluppo dell'iconografia aliena immaginata dagli autori di fantascienza dal 1926 in avanti, occorre accedere all'elenco ragionato delle radici di fantascienza di Amazing Stories e Wonder Stories per avere appunto una cronostoria dettagliata. Anche questo link, se vi interessa, lo trovate in descrizione di questo file. Lo stereotipo dell'alieno grigio nacque nel 1929 nel racconto Microcosmic Buccaneers. Poi, vabbè, nacquero poi tra il 1920 e il 1926 il concetto di robot, i robottoni giganti, ma comunque questo, diciamo, non hanno una iconografia collegata agli alieni. Lo stereotipo dell'alieno quasi umano, basso, con il testone, la sua iconografia è la rivisitazione dell'iconografia di Wells, alieno antropomorfo, insetto formica con un testone, umanizzando in modo più marcato l'alieno. Questo shape alieno nacque tra il 1927 e il 1929. Per quanto riguarda invece l'aspetto sauroide, quindi praticamente si arriva alla nascita di Predator, questo praticamente ebbe a nacquere niente po' di meno che dunque nel 1939, quindi è piuttosto, diciamo, recente questa iconografia, che poi fu presa e ripermutata in vari racconti di fantascienza. Mentre la prima iconografia di tecnologia aliena presente nelle pulp mags, collegata, diciamo, ad una rappresentazione che appare ragionevolmente genuina, è databile tra il 1928 e il 1929 nella bloggata di riferimento in relazione alle radici della iconografia aliena, il cui link lo trovate nella descrizione di questo file. Trovate anche varie altre analisi in relazione a misteriose e inspiegabili iconografie di tecnologia fuori contesto storico e con palesi anomalie informative in alcune pulp mags, che in questo podcast non vi sto a dire, ma se vi interessa potete andare a espandere la documentazione.
Quindi, tirando le fila, facendo la corta e breve, dentro questa ampia ed eterogenea directory di forme e colori e misteri e criptici iconografie immaginati dai primi autori di fantascienza, si nota quanto segue. Gli alieni antropomorfi di colore verde derivano dall'iconografia egizia eliopolitana di Osiride. Gli alieni grigi gradualmente si sono sempre più antropomorfizzati, diventando sempre più simili ai miti eliopolitani di Horus e Ra. Gli alieni saurici possono essere accostati con poche differenze al mito tebano di Sekhmet, quindi si vede che l'iconografia pescata, diciamo, e immaginata dal 1600, 1700, 1800, poi gira e rigira e rigira, va a ripescare dentro le teogonie egiziane. Che storia racconta l'ufologia classica sull'iconografia degli alieni? L'ufologia classica narra la fiaba di tanti generi di alieni, appoggiandosi però su narrazioni non misurabili e non reali, per cui le storie ufologiche sull'iconografia degli alieni, de facto, sono incapsulate in contesti indistinguibili dalle favole di fantascienza. Non a caso, tutti i casi UFO patacca, nella stragrande maggioranza dei casi, derivano da clonazioni o permutazioni di anonime storie di fantascienza pubblicate nelle pulp mags. Ricerche psicologico-psichiatriche sull'adduzione aliene contengono non a caso un contesto anche qui indistinguibile dalle favole di fantascienza. Se c'è il disco volante UFO alieno, forse ci sono droni sonda alieni, forse c'è anche l'alieno pilota da qualche parte nell'astronave. Se invece si parla soltanto di alieni che vanno a giro così a zonzo sulla Terra, ma non c'è traccia di dischi volanti o di sonde, ecco, tutto questo puzza di patacca. L'unico caso ufologico reale e misurabile che abbia al suo interno un'iconografia aliena coerente con il contesto è il caso Zanfretta. L'adduzione aliena, del tutto casuale nella scelta, a mio avviso fu anticipata da un'escalation di eventi ufologici eclatanti dal 1977 al 1979. 1977 Brasile UFO a Colares, l'opera Sao Prato, 1978 il caso degli UFO nell'Adriatico, 1978-1979 il caso Zanfretta. Ecco come sono probabilmente le astronavi aliene, questa è la loro forma e colore, che ovviamente però non hanno niente a che fare con la iconografia aliena, di cui si ha ben poco dal punto di vista dell'ufologia. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.